La Lube Banca Marche Macerata vince gara 1 dei play-off a 6 di Champions League, superando 3-0 in casa la Bre Banca Lanutti Cuneo davanti ad un Fontescodella stracolmo. 25-17, 25-17, 25-22 i parziali. Sentiamo le dichiarazioni a caldo di Podraskanin, Zaitsev e di coach Giuliani. Sì, una bellissima partita da parte nostra, grazie alle esperienze che abbiamo dell'anno scorso, dove abbiamo perso la prima partita noi. Abbiamo deciso che così possiamo un po' spingere rispetto all'anno scorso e vincere questa partita qua. Così andiamo a mercoledì prossimo con più tranquillità. E sicuramente se contiamo a giocare così, con il livello alto, possiamo anche passare nei russi. Siamo stati molto concreti all'ingresso in campo e credo che questo gli ha tagliato le gambe a Cuneo e si è visto anche dagli errori in attacco che facevano e comunque non trovavano il filo del gioco nei primi due set. Nel terzo si sono appoggiati molto a due attaccanti di riferimento come Sokolov e Weismans, come è normale che fosse. Ci sentiamo forti quando giochiamo bene, ci sentiamo di star bene e quindi per ora pensiamo a Trento domenica prossima e poi a Cuneo, come ho detto, nella bolgia. È bellissimo vedere tutto questo casino all'interno del palazzetto, quindi spero che contro Trento ce ne sarà ancora di più. È difficile, però non si sa mai, non ci poniamo limiti. Abbiamo giocato bene, ma come dicono i ragazzi, non benissimo. Secondo me ci sono delle cose da migliorare in vista sia di Trento sia del ritorno per l'accesso alla finale Champions League. Dal punto di vista del risultato conta perché abbiamo guadagnato un piccolo paracadute, no? Il Golden Set è un'arma che può essere piccola, però è un'arma in più. C'è un bel pubblico, soprattutto corretto, che ci spinge, ci aiuta in momenti di difficoltà come ha fatto nel terzo set. Siamo sotto pressione, non dobbiamo lamentarci di niente, continuiamo a lavorare, un obiettivo alla volta.